conoscere un'opera d'arte attraverso l'autore che l'ha realizzata, non la classica galleria dove lo spettatore osserva e interpreta passivamente. Qui si interfaccia con l'artista, presente, e conosce storie e motivazioni dietro ogni lavoro, vivendo insieme le emozioni che trasmette. È un progetto, si chiama Art Lover Ground, ideato da una ragazza di origini pugliesi, di Trani, Federica De Santis. Ha iniziato a Londra, dove viveva, l'ha portato a Barcellona, dove adesso si è trasferita, è pronta a girare il mondo per inseguire il suo sogno. Ho lasciato la mia esperienza lavorativa in cui ho per 5 anni ho lavorato per grandi multinazionali e dopo appunto tutto questo tempo, questa esperienza, ho scelto di buttarmi, di avere quanto più coraggio possibile per inseguire i propri sogni. È un tuffo che si fa in un rischio molto grande, ma se si sa nuotare si sa anche realizzare questi sogni. Artisti da tutto il mondo che condividono idee e mettono in mostra il proprio talento ad un pubblico di esperti o semplici appassionati, anche di performance dal vivo, concerti e esperimenti musicali. La prossima tappa sarà di nuovo Barcellona, l'idea è quella di portare Art Lover Ground in Puglia. Uno tra i miei desideri è quello appunto di tornare nella mia città natale, che è quella di Trani, e svolgere un evento Art Lover Ground con artisti nazionali e anche internazionali proprio nella città che mi ha ospitato per più di 22 anni.